dal 30 di dicembre che siamo in presidio tutti i giorni davanti al cancello. Proprio per questo motivo lì, perché non riusciamo a trovare quel sasso che blocca l'ingranaggio e che ci impedisce di evadere gli ordini che ci saranno. Ma gli investitori ci sono. Qual è però il freno che impedisce all'investitore di fare il passo, acquistare la società, entra a far parte della società? Qual è? Non lo sappiamo. Ecco perché chiediamo al Ministero che intervenga sotto questo aspetto. Attualmente il venerdì siamo tutti in contratto di solidarietà, quindi non lavora praticamente nessuno, e mentre in produzione lavorano a volte un giorno, a volte due giorni, quindi stanno a casa dai 3 ai 4 giorni. Questo con nette conseguenze poi sulla busta paga e sulla maturazione dei vari rate che ci sono. Questa azienda mi ha permesso in tutti questi anni di mettere su famiglia, di poter mantenere i miei figli, di sposarmi. Io sono entrata qui che ero una ragazzina, sono diventata donna qui dentro, insomma, ecco. È molto, molto triste, poi soprattutto perché io ho il mio marito che è un ex dipendente Behert, quindi è a casa e da 2 anni ho già vissuto una crisi come questa. Ora non è proprio la stessa cosa perché noi non abbiamo le lettere di licenziamento in ballo, però ci siamo molto, cioè molto simile, ecco, diciamo. Spero vivamente di non arrivare a quello. Col Mise abbiamo già avuto 2 incontri, per ora abbastanza interlocutori. Hanno preso atto di quelli che sono i programmi enunciati all'azienda e sta monitorando, diciamo, quella che è la fase di trattativa per l'ingresso di questi nuovi investitori. Io comprendo anche l'attaccamento, comunque la voglia di dover, di poter mantenere il controllo dell'azienda che loro hanno fondato, però qui ci sono centinaia di posti di lavoro che ovviamente sono a rischio.